perché sennò poi i discorsi lunghi, ma tanto poi il tempo c'è. Alcuni ascoltatori le chiedono subito per SMS, ma senta, Ferrarini, ma visto che la cosa è come dice, ma alla fine il Presidente del Consiglio italiano, visto che stiamo parlando di settori che hanno un impatto fortissimo, sono il traino a breve della crescita italiana, le 4A, il Made in Italy e così via, ma i politici italiani hanno fatto davvero tutto quello che dovevano fare per battere i pugni, fare di questa questione una questione vitale nel rapporto con i tedeschi, nel rapporto italo-tedesco, secondo lei in questi anni, Ferrarini? Allora guardi, come diceva lei prima benissimo, il semestre di presidenza purtroppo è anche partito in un momento anche abbastanza infelice, eravamo d'estate, nuova commissione, tutto quello che c'è stato, e quindi è stato veramente di passaggio. Secondo me adesso il governo ha preso assolutamente, anche prima, ma adesso in maniera molto più determinata, ha preso in mano il dossier. È chiaro che l'Europa è comunque... Però bene, posso, le faccio, scusi, prego. Io sono concreto, cioè siccome sono amico e conosco Carlo Calenda, lo so che il vice ministro del Mise fa tutto il possibile, che è il delegato, diciamo così, a tutte le trattative commerciali internazionali da parte del governo. Però questa è una questione sulla quale forse il Presidente del Consiglio prende il telefono e parla direttamente con la me, dicendo: guarda, questo per noi è fondamentale e adesso non voglio dire nei dettagli, però si deve sbloccare. Sono anni e anni, o no? È dal 2003, aprile 2003. Sono 12 anni. È un qualche anno, eh? 12 anni. Cosa dice? Esatto. Direi di sì. Guardi, secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno scritto la Presidenza del Consiglio, ha scritto a Juncker, probabilmente manca questo ultimo passaggio qui di questa telefonata alla Merkel, che io mi auguro che il Presidente del Consiglio la faccia, e poi credo che comunque la storia dell'integrazione europea sia in larga parte frutto di compromessi tra i suoi membri, no? E quindi io credo che ci sia una maniera per mettere d'accordo i grandi paesi fondatori, comunque a vocazione manifatturiera. Poi ricordiamo, ma la Francia sta con noi o contro? La Francia sta con noi, assolutamente sta con noi, sta con noi la Spagna, sta con noi la Francia, il Portogallo, Romania, Bulgaria, Cipro, Slovenia, Croazia, Grecia. Questi sono i paesi che stanno con noi, però cioè significa che Olanda, Austria no, invece. Sono no, assolutamente. Beh, guardi, per il fatto che la presidenza lettone abbia promosso questo studio d'impatto e abbia tirato fuori praticamente un settore basta, perché l'altro si parla di ceramica, ma si parla solo di tableware, quindi c'è tutto i piatti, le stoviglie casa, ma insomma per me ceramica vogliono dire rivestimenti, vogliono dire sanitari, vogliono dire, cioè, noi dobbiamo ricordarci che se il manifatturiero è il motore della crescita e dell'occupazione, va sostenuto in tutto e per tutto per agganciare la ripresa. E quindi io assolutamente, perché mi sto battendo come una pazza? Ma perché questo darebbe sicuramente anche opportunità di crescita, di reshoring, rientro delle aziende. Appunto, lo spieghi, perché non è detto che tutti sappiano cos'è il reshoring. No, perché credo che alla fine, secondo me, il valore del nostro Made in Italy, il Made in Italy è fatto bene, con qualità, professionalità e sicurezza, e i controlli che abbiamo, sia un plus, un valore aggiunto che nel mondo ci abbia dato tante grandi soddisfazioni. Per cui il fatto di avere obbligatorio questa origine del prodotto, beh, credo che a livello di competitività a livello mondiale ci dia qualcosina in più. Ma aspetti, io adesso le faccio un'altra domanda, interrompendolo, perché adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e torniamo. Ma in base a quale criterio si dice, piuttosto che il criterio generale, come ha spiegato prima all'inizio, per simmetria mettiamo per tutti l'obbligo di etichettatura informando il consumatore, ma per chi e in base a cosa dice invece ma questo settore sì e questo settore no? Che significa analisi di impatto? Perché il modo di non applicarla in generale dovrebbe avere una giustificazione che a me sfugge. Se ci spiega questo punto, perché chi è a casa non ha capito bene, tra un minuto intanto strada. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta...
la versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a 16:47, primi 20 secondi, nocciolo della trasmissione. Renzi, per favore, trova il tempo, visto che lo sappiamo che si deve occupare delle elezioni regionali, 7-1, 6-1, 7-0, 4-3, ma adesso, perché la cosa sta maturando per entro il 28 maggio, quindi ci siamo, fai questa cacchio di telefonata alla Merkel. Dopo 13 anni l'obbligo di etichettatura per la tutela del Made in Italy deve passare in Europa. Non è che ogni volta c'è sempre un problema che riguarda gli altri che è prioritario. Fai questa benedetta telefonata, è proprio il caso. Ecco, questa è esplicitamente, brutalmente la sintesi di questa telefonata. Però, per capirci quali sono le gabole che potrebbero scattare invece per ridurre il vincolo a solo ad alcuni settori e continuare a tenerci fuori dalla porta, perché avete capito che c'è un'alleanza dei paesi nord europei, mi dispiace ma è così, dopo tanti anni ed è chiaro che è così, che non vuole che faccia questa roba che tutela soprattutto la seconda, il secondo paese manifatturiero, ma non piace troppo al primo, cioè alla Germania. In base a che cosa questa valutazione di impatto, Lisa Ferrarini, potrebbe dire questo settore sì e questo settore no? L'impatto su che cosa si misura? Ma perché noi stiamo studiando, cioè è da sempre che si chiedono per i settori che riteniamo di importanza strategica per il nostro paese, quindi sono il vero manifatturiero e quindi tutti sono manifatturieri, però questi sono quelli non di fase intermedia di lavorazione, sono le calzature, il legno arredo, la ceramica, la gioielleria, l'abbigliamento, sono quei settori che da sempre, dal 2003, stiamo portando avanti come strategici, veramente, non che gli altri non siano strategici, per l'amor di Dio, però poi si entra, ad esempio, se si entra nell'elettronica, se si entra nell'automotive, se si entra in un comparto ovviamente che è un pochino più complesso e determinato, che entra dentro comunque un sistema dove le catene del valore sono molto più internazionalizzate, esatto, le valutazioni intermedie degli input di produzione, esatto, sono molto più, no, non questo c'è invece dubbio. È un paio di scarpe che va direttamente al consumo, è un vestito che va direttamente al consumo, è un mobile che vai a acquistare, o un anello, un bracciale, un gioiello che vai, esattamente la stessa cosa come la ceramica, e quindi noi la battaglia l'abbiamo sempre fatta su questi settori. Inizialmente erano molti di più, ma non proprio, c'è stato un blocco totale, ma proprio neanche di ascolto su altri settori, quindi ci si è concentrati già dal 2003 su questi cinque settori qua, e in questo momento la presidenza Lettone continua ovviamente sotto immagino a tentare di non venirne a capo. Però vede, le voglio dare un altro dato, sì. Negli 11 paesi amici del Made in, questa quota di mercato di produzione è una media del 65% di questi cinque settori qua, quindi vuol dire che sono altamente manifatturieri, certo, su questi settori, e quindi mi scappa da ridere quando vado a vedere gli altri dati sulle altre nazioni, per cui è inutile continuare a spaccarci la testa. Questo porterebbe oltre 100.000 posti di lavoro in Italia. Guarda che la contraffazione, dopo andiamo ad alimentare non c'è dubbio. Andiamo ad alimentare la clandestinità, andiamo ad alimentare ovviamente un'illusione fiscale, perché mancano un gettito fiscale, mancano cioè anche qui ci vuole chiarezza sui posti di lavoro, come lavora la gente, in che condizioni lavora la gente, insomma ci sono tutta una serie di motivi per i quali questa è una roba sacrosanta, io l'ho definita una battaglia di civiltà. Ma perché non è possibile che nel 2015 siamo ancora qui a discutere se è giusto o sbagliato che i paesi che si definiscono civili non abbiano riconoscimento dell'origine del prodotto? Per me è una roba fuori da ogni grazia di Dio. Allora, naturalmente per voi che siete in ascolto mi dite, ma non si può tentare di bloccare qualcosa di interesse altrui? Certo, la politica è fatta dopo 13 anni anche di individuazione di strategie di interdizione. Caro mio, se non l'hai capito dopo 12 anni ti blocco esattamente
una decisione sulla quale invece tu sei molto più interessato. Io sono convinto che l'Italia non è abile in queste cose, non le fa, e a furia di stare un po' troppo piegata e avendo poco supporto tecnico nella direzione generale della Commissione, ecco perché la prendiamo sui denti su questioni che sono essenziali, veramente prioritarie come impatto economico per la nostra struttura produttiva. Allora, due rapide telefonate e poi le commentiamo al volo. Cominciamo con Maria dalla provincia di Como. Maria, prego. Sì, buonasera. Volevo dire alla signora che giustamente si batte con le unghie e con i denti per il Made in Italy, che uno dei settori di eccellenza che lei ha citato, che è proprio il tessile, è uno di quelli nei quali il Made in Italy non fa comodo a nessuno, perché la maggior parte delle produzioni viene fatta all'estero e viene spacciata come fatta in Italia quando in Italia non è fatta. Quindi questo è anche una di quelle ipocrisie che mette poi in crisi tutto il sistema. Maria, quindi... spiego a chi è in ascolto. C'è stata una polemica durissima per anni all'interno del settore tra chi identificava la tutela, l'ultima trasformazione come Made in Italy, e chi chiedeva invece che ogni passaggio della lavorazione fosse italiana. Ovviamente questa è una cosa che rompe in verticale grandi gruppi rispetto agli altri. Maria si riferisce a questo. Ci sono esponenti storici, per esempio Marbera e così via, che si è battuto per anni per la versione più integrale della definizione. E questo è stato sicuramente una grande polemica che ha indebolito la posizione italiana. Però, Maria, diciamoci le cose come stanno. La realtà è che l'etichettatura non passa, ma non per questo, non passa perché c'è un blocco di grandi paesi europei. Però hai fatto bene a ricordare che naturalmente sull'estensione e la prescrittività di ogni fase di lavorazione è cosa diversa da quella di cui stiamo parlando oggi. Marco da Genova. Marco, prego. Pronto. Volevo dire, sì, che al di là delle cravatte di Como, dove tutte arrivano dalla Cina, il tessuto e la manifattura, se partiamo da quello che è l'industria elettromeccanica o elettronica, lei non riesce a trovare un relè che sia fabbricato in Italia. No, questo ma l'abbiamo detto, infatti non stiamo parlando di Germania o in, sì, da un'altra parte, sì, non riesce a trovare un alimentatore, non riesce a trovare quasi nulla di elettronico, di analogico, di digitale. No, certo, però ripeto, non stiamo parlando di fare autarchia in questi settori, stiamo parlando di un obbligo di etichettatura e soprattutto in settori nei quali, ripeto, le catene del valore non hanno visto la delocalizzazione di massa come l'elettronica del consumo di massa, quindi non ho confuso, ecco. Però dica. No, ma però voglio dire che un paese che ha l'80% o il 90% come la Germania in questi settori, o la Francia anche lei, dove il 50% è in questi settori, basta pensare a Schneider, Siemens e compagnia cantando, ABB, ecco, è chiaro che hanno un'ostilità perché riescono ad avere prodotti largamente simili per il largo consumo, è chiaro, non c'è dubbio, fatti da loro in quei paesi, e quindi non gli conviene l'etichettatura. Ma qui ripeto, stiamo parlando del fatto che noi non ce l'abbiamo l'ultima etichettatura, quindi l'ultima fase nel tessile, nelle calzature, nella ceramica, nel legno. Non stiamo parlando dell'elettronica di massa, e continua a dirci anche su questo. Quindi Renzi, fai sta telefonata o altrimenti non apriamo un cavolo di cosa che interessa i tedeschi, punto, e a capo. E grazie Alice Ferrarini, e appuntamento con noi a domani.